Il carnevale ascolano è più forte che mai e non è certo la pioggia a fermarlo. Ieri, infatti, malgrado un tempo non troppo clemente, sono stati molti a dirigersi in Piazza del Popolo e dintorni per assistere alle gag esilaranti dei gruppi mascherati. Ancora una volta il carnevale con la sua magia è riuscito a rendere gli spettatori attori di un evento magico, dove l'interazione riveste un ruolo fondamentale. Come al solito, i temi trattati dai gruppi hanno spaziato dall'attualità picena alla politica, dal gossip allo spettacolo. Io fuggo da San Benedetto. E perché mai? Per diverse due ragioni. Primo, perché ci sta un insettaccio tremendo, un coleottero, guardate qua, tremendo, guarda. Rhinoceros ferrugineus, il punteruolo rosso. Sì, poi è normale che le coppie si sfasciano e vi già nasce le corna, no? Ma che mi sfondete una porta aperta? Io sono entrato alla casa e ho trovato moglie ma che amiche mie. Lo so ammazzato subito. Moglie, ma mi fate, se continui così tra un po' non avrai più un amico tu. Aspetta, ma mo ti racconto come ti ha finito. Queste, prima che le rose, poi entrate con l'organetto, poi la fine di conto sacchiera, esse, è lo padrone di un locale che lavora a nero, fa tre lavori. In piazza presente anche il sindaco Guido Castelli, che quest'anno, nel suo primo mandato, si è confrontato con numerosi replicanti. Ce ne sono talmente tanti di sindaci che posso tranquillamente distribuire le ansie e le nevrosi. Ora l'attenzione del carnevale si sposta verso la cerimonia che si terrà domenica prossima, quando verranno premiati i gruppi e i singoli migliori, protagonisti indiscussi di una grande edizione del Carnevale Ascolano.